Domic, ci spieghi i rapporti con moglie ai primi tempi e oggi sei una persona che vive H24, vive H24 come te di lavoro? Ma io non vivo H24 di lavoro, ragazzi. Io credo che bisogna prendere il controllo del proprio tempo. Cioè io lavoro nel periodo in cui devo lavorare, nel momento in cui devo lavorare. Perché non faccio le dirette alle 9 di sera? Perché alle 9 di sera è il tempo che io dedico a Vale. Perché non faccio? Perché io smetto di lavorare alle 7:30, non mi interessa se alle 9 di sera siete 200, 300 o 400 quelli che possiamo essere in diretta. Perché alle 9 è il tempo per la famiglia, per quel che riguarda me. Io stacco alle 19:15 precisamente, salvo adesso che ho il lancio, quindi stacco alle 20. Ma non voglio più sapere un cazzo, qualsiasi cosa succede. Perché? Perché tutto il resto della serata è dedicato a Margot, è dedicato a Vale, punto e stop. Ho già fatto il mio periodo dove mangiavo, cenavo, salutavo Vale, due o tre chiacchiere, lei si metteva a guardare magari un film o a leggere qualcosa, io mi rimettevo a studiare e a lavorare fino alle 2 di notte, o alle 3 di notte, o alle 4 di notte. Però non eravamo ancora sposati, non stavamo costruendo, stavamo sì mettendo le basi per la nostra famiglia, però a un certo punto io stesso mi sono reso conto che stavo perdendo a livello fisico tutto quanto, stavo ingrassando, non ero più focalizzato, ero impulsivo al massimo, magari ogni tanto litigavamo perché io stesso facevo fatica a comprendere, il mio livello di comprensione di alcune dinamiche era molto più basso. E quindi tu ti devi rendere conto che il vero successo di una persona non è solo quanti soldi fa, ma è quanti soldi è in grado di tenere ed è soprattutto in che modo la qualità delle sue relazioni rimane stabile o migliora. Perché se io guadagno tanto ma la qualità delle mie relazioni non migliorano, non me ne faccio un cazzo a un certo punto dei soldi. Quindi preferisco avere 10 euro meno, ma dedicare tempo a coltivare quelli che sono i miei valori. Il mio primo valore è la famiglia. Questo è il mio primo valore. Non ci sono i soldi saranno al quarto. Il mio primo valore è la famiglia. Ok? Il secondo valore mio è portare valore all'interno della vita delle persone. Il terzo valore sicuramente potrebbe già essere quello del denaro. Ma per quale ragione? Perché io non posso aiutare le persone se non ho denaro, se non ho soldi. Se io non ho soldi, non posso spingere con le campagne pubblicitarie per poter aiutare sempre più persone. Se io non ho soldi, non posso far sì che la mia famiglia viva meglio. Se io non ho soldi, non posso andare a trovare mia mamma e mio papà quando voglio. Se io non ho soldi, non posso creare e magari una raccolta fondi per aiutare magari i bimbi dall'altra parte del mondo. Se io non ho soldi non posso fare determinate cose, quindi di fatto i soldi non sono un valore ma sono la base per poter migliorare sempre di più quello che conta per me all'interno della vita. Ed è il motivo per il quale, nonostante sono in fase di lancio, lo vedete, sono in fase di lancio e quando faccio le dirette arrivano vendite, già adesso sono arrivate vendite, ma se volessi più persone in diretta e non 50, 60, 70 quelli che siamo stati, la farei alle 9, perché io alle 9 ho il picco della mia fanpage e generalmente alle 9 siamo almeno 200-250 persone quando la faccio alle 9. Ma non mi interessa, non mi interessa. Alle 9 si vedranno la differita, perché alle 9 io tassativo sono per la mia famiglia, per la mia cognolina e per Vale, punto e stop. E non mi interessa. Posso anche perdere vendite, non me ne frega un cazzo, posso perdere vendite, sì, è il costo da pagare per poter mantenere una relazione stabile. Questo è quello che credo io, quello che penso. Poi magari mi vedrete ogni tanto in live alle 9, ok, ma non è l'abitudine. Quindi io sono focus massimo nelle ore del giorno, quindi vi faccio un esempio, io inizio a lavorare che sono le 10:30, alle 10. Alle 10 ho il daily meeting con i ragazzi, con tutto il board Info Marketing X. Dalle 10:30 in poi io sono lavoro. Dalle 19:15 non voglio più sapere un cazzo da parte di nessuno. Poi ognuno del mio team si gestisce come vuole, ovviamente.